La pila è sicura. Sì! Sì! Sì, ha sentito? No, un momento! Allora le comunico che il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo. Gli indigeni sono amichevoli! Niente più esperimenti! L'uomo che doveva costruire in America il primo reattore nucleare ed essere poi una delle teste pensanti di tutto il programma atomico americano nasce a Roma nel 1901 da genitori piacentini. Il padre è funzionario delle ferrovie. Quando è ancora ragazzo ha un colpo di fulmine scoprendo su una bancarella un poderoso trattato di fisica matematica di 900 pagine in due volumi, scritto in latino da un gesuita a metà dell'Ottocento. Roba da far fuggire a gambe levate qualunque giovinetto. Fermi invece se lo divora tutto quanto, annotandolo e sviluppando calcoli a margine. Un ingegnere amico di famiglia gli presta allora vari trattati a livello universitario. Tra i 14 e i 17 anni Fermi studia con passione su questi testi e quando si presenta per l'esame di ammissione alla Normale di Pisa, uno dei commissari vuole incontrarlo per capire se quello che aveva scritto era veramente farina del suo sacco, dicendogli che in tutta la sua carriera non aveva mai incontrato uno studente così straordinario. Ecco la bellissima sede della Scuola Normale di Pisa, un palazzo del Cinquecento disegnato dal Vasari. Qui vengono ospitati i vincitori dei vari concorsi, scientifici e letterari. Da qui sono passati giovani diventati poi personaggi famosi. Enrico Fermi sbalordisce tutti con il suo esame d'ammissione che viene ancora conservato qui negli archivi della Normale. A 17 anni mostra una maturità e una competenza mai viste. Del resto anche tutti i suoi esami successivi sono una sfilza di 30 e 30 lode. Quello che colpisce i suoi professori è il fatto che Fermi non è soltanto lo studente che segue brillantemente i corsi, ma che in un certo senso li precede. Infatti Fermi studia per conto suo la nuova fisica e a soli 19 anni viene invitato dagli stessi professori a spiegar loro gli sviluppi della meccanica quantistica e della relatività. La Normale di Pisa non è una vera università, i corsi vengono tenuti presso l'Università di Pisa. Questo è un collegio universitario dove vengono ospitati gratuitamente gli studenti che hanno vinto il concorso, però qui debbono sostenere altri esami attraverso dei corsi supplementari. Hanno a disposizione biblioteche e servizi di vario tipo, soprattutto vivono in un ambiente molto stimolante. Naturalmente debbono sostenere gli esami nei tempi regolamentari e ottenere una media almeno del 27. E questa è la stanza di Enrico Fermi, dove ha soggiornato da studente per 4 anni fino alla laurea. L'abbiamo ricostruita con mobili d'epoca, grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione. Come vedete, una stanza semplice, un letto, un comodino, una poltrona per sedersi e rilassarsi e anche pensare, una piccola biblioteca, un armadio, ma naturalmente un tavolo da lavoro. Una stanza semplice quindi, ma con un bellissimo affaccio sulla Piazza dei Cavalieri. Fermi conobbe qui alla Normale Franco Rasetti, che divenne poi uno dei suoi principali collaboratori. E insieme a Rasetti corse un grave rischio, quello di essere espulso, di essere radiato dalla Scuola Normale per aver fatto esplodere una bomba puzzolente durante una solenne cerimonia accademica. E qui in questa stanza che Fermi elaborò tante sue idee, scrisse articoli importanti come quello pubblicato dall'Accademia dei Lincei, in cui introdusse un sistema di coordinate che vennero poi chiamate coordinate di Fermi. È con queste premesse che vince la cattedra a Roma per insegnare fisica atomica, una materia che neppure esisteva e che radunava pochissimi studenti. L'ufficio centrale del ministero ha respinto la sua domanda. Dicono che non capiscono che cosa insegna. Il nome della cattedra è fisica atomica. Vediamo. Fisica generale, fisica dei fluidi, fisica dei materiali, niente, non c'è niente. Non è possibile, non potrebbe ricontrollare ancora, mi scusi. Guardi, per scrupolo consulterò anche l'altro volume.
Con permesso. Mi dispiace, professore, forse lei insegna una materia che non esiste.